Perché non avevate nomi in effetti nelle città, perché pure Michetti, diciamo che è stata una rincorsa complicata, non si capiva che dovevate candidare, insomma, ce lo ricordiamo. Ma guarda, io voglio dire che il PD ha il suo segretario che non si fida dei partiti, non della classe dirigente, che si presenta alle elezioni senza simbolo del suo partito. Questo mi sembra, voglio dire, da Siena. Sì. Scusi? A Siena, stavo ricordando i telespettatori che si riferisce a Siena, dove Letta si candida senza il simbolo del PD. Questo mi sembra un atteggiamento molto grave, perché lui non si fida del partito, non della classe dirigente, proprio il PD se lo vuole dimenticare, oltretutto in un collegio che vabbè, però questo non è il tema. Non è vero che non abbiamo la classe dirigente o che non crediamo di avere esponenti politici preparati. Abbiamo fatto una scelta diversa proprio perché volevamo anche coinvolgere la cosiddetta società civile. A Torino abbiamo candidato Paolo da Milano, che è un ottimo imprenditore. A Milano abbiamo candidato un medico, un pediatra. Però lei lo sa meglio di me, tutti dicono che non lo conoscono sto pediatra. Cioè, il problema è un pochino che sono nomi, per carità, persone stradegne, non voglio dire nulla. Però, insomma, un po' strane. Cioè, un po'... Sì, però lei pensa a Milano, Fratelli d'Italia, candidato come capolista Vittorio Feltri. Ah, quello che sì. È un monumento del giornalismo italiano. E io credo che possano dare queste persone che hanno dimostrato di aver fatto bene nell'attività della loro vita e che quindi abbiamo messo al centro il merito, possano dare un valore aggiunto. Allora, scusate, devo andare in pubblicità, poi torniamo.